Terza corsa di Palermo, miglio di categoria D, favori al gioco per il numero 2 Lester Pigott, è il momento dello stacco, stacco che avviene in questo istante, leggermente attardati Galad Ram, parte molto bene Lester Pigott, non riesce invece a scattare come al solito Orgoglioso P, che viene scavalcato all'esterno anche dall'ottima Palomitas che però sbaglia, ed è dunque Lester Pigott che ha chiuso favorito a quota di 2,16 ad assumere il comando con Natale Cintura in sediolo nei confronti di Orgogliosa OP, più indietro in coda in questo momento è Galad Ram, davanti a lui Palomitas, mentre dietro il battistrada Lester Pigott e Orgogliosa OP in terza posizione c'è Gianco NP, mentre non ha sin qui commesso errori Nuvolari di Stra, che si presenta di fuori a Lester Pigott. 43,3 sul mio cronometro per i primi 600 metri, con Lester Pigott, battistrada su Orgoglioso P, Gianco NP, Palomitas, mentre c'è l'errore di Placidas che evidentemente attraversa un periodo negativo. Si continua a pedalare in avanti con Lester Pigott messo sotto pressione da Nuvolari di Stra, a seguire Orgoglioso P, Gianco NP e Palomitas. I cavalli affrontano la retta di fronte, mancano circa 600 metri al traguardo, 1,13 e qualcosina per, per il primo chilometro, con Nuvolari di Stra oggi sin qui molto serio e tranquillo, che prende la miglia su Lester Pigott, che accusa la fatica e viene attaccato a sua volta da Orgoglioso P, che prova adesso a presentarsi minacciosa su Nuvolari di Stra, in sedere al quale sta giocando di fino Giuseppe Porzio Junior per fargli passare indenne l'ultima curva. Si appesantisce un po' l'andatura di Nuvolari di Stra, però adesso la curva è finita, c'è solo la retta conclusiva che sicuramente è più favorevole per la sua meccanica, ed infatti adesso stacca e va a vincere alla grande Nuvolari di Stra nei confronti di Orgoglioso P e di Lester Pigott. Dunque anche in categoria D, non sbagliando, Nuvolari di Stra ha colpito alla grande. I colori sono quelli del signor Antonino Pecoraro, Antonino Pampilloni è il trainer, Giuseppe Porzio Junior il guidatore. Sul mio cronometro 1,57, quindi 1,13 è un baffo grosso modo, niente da fare per Orgoglioso P. Lester Pigott alla fine ha salvato appena il terzo posto. In numeri 3-4-2 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della terza corsa di Palermo.